Allora, cambiamo argomento. L'epidemia causata dal Covid-19 ha fermato il paese, ma non l'attività di donazione e trapianto di organi che prosegue un po' rallentata, però è importante che prosegua ovviamente. Ce lo ribadisce Massimo Cardillo, direttore del Centro Nazionale Trapianti, in collegamento da noi, con noi da Milano. Buongiorno. Mentre da Torino Buongiorno. c'è, buongiorno, Anna Guermani, anestesista, rianimatore, coordinatore regionale delle donazioni e dei prelievi di organi e tessuti in Piemonte e Valle d'Aosta. Buongiorno anche a lei. Buongiorno. Allora, direttore, parto da lei, attività attenuata, l'abbiamo detto, però non bloccata. No, è proprio così. L'attività di donazione e trapianto continua nonostante il fatto che molti operatori sanitari, medici e infermieri siano impegnati quotidianamente in questa drammatica lotta contro il coronavirus. E non si è fermata neanche in quelle regioni che sono più impegnate nella lotta contro la pandemia, penso al Piemonte, alla Lombardia, al Veneto, all'Emilia-Romagna. L'impegno degli operatori sanitari è veramente massimo perché realizzare la donazione non è un fatto organizzativamente semplice. E pensate che anche in ospedali come quello di Bergamo, che è davvero impegnato in prima linea nella lotta contro il coronavirus, è stato realizzato addirittura un trapianto di polmone. Purtroppo però questo impegno dei sanitari non è sufficiente perché ci vuole proprio una collaborazione anche da parte nostra, da parte dei cittadini, perché bisogna dire sì alla donazione. La donazione si realizza se c'è il consenso dell'avente diritto in vita oppure dei familiari. Quindi noi tutti siamo chiamati a partecipare a questa cura per tanti pazienti, confermando il nostro consenso alla donazione degli organi e questo è il messaggio che il Centro Nazionale Trapianti vuole lanciare in questa settimana della donazione, che abbiamo voluto mantenere nonostante l'emergenza del coronavirus, proprio per dare forza e dare valore a questo impegno degli operatori sanitari che non deve essere vanificato. Ecco, Guermani, ci spiega qual è di preciso la situazione per quanto riguarda le donazioni nel suo Piemonte? Sì, ma in Piemonte le donazioni hanno avuto un calo contenuto, per fortuna. Questa mattina si stanno, si sta concludendo una donazione in un grande ospedale della nostra regione e questa è la donazione 53 di quest'anno, la 22esima nell'epoca dell'infezione. Da noi la sanità si è tutta riorganizzata, come in tutta Italia, quindi ci sono degli ospedali sul territorio che sono diventati Covid, gestiscono esclusivamente pazienti con infezioni a vari livelli. Le donazioni sono possibili negli ospedali che hanno ancora dei letti di rianimazione non Covid, e può essere donatore, il donatore diventa donatore quando sia stata esclusa la positività al coronavirus. Quindi c'è stata tutta una logistica, una riorganizzazione degli ospedali. La donazione di per sé è molto complessa, sempre, coinvolge la rianimazione, coinvolge la sala operatoria, la radiologia, la logistica in genere. E in questo caso, con ospedali così sotto stress, arrivare alla Certo. donazione è ancora più difficile, ma ci si riesce. Pensi che la scorsa settimana un nostro ospedale è stato impegnato per ben 36 ore su una donazione. Era una donazione molto articolata, ma i sanitari non si sono tirati indietro. Ecco, questo è molto importante e la dice lunga sull'impegno dei sanitari. Io approfitterei di Cardillo per spiegare alle tante persone che ci seguono e che hanno anche più tempo per riflettere in questo periodo particolare, come si fa a diventare donatori? Ce lo spiega per bene? È molto semplice. È molto semplice, lo possiamo fare anche in questi giorni nei quali siamo tutti un po' costretti a casa per l'emergenza del coronavirus. Basta andare sul sito del Centro Nazionale Trapianti, www.diamoilmegliodinoi.it, scaricare il tesserino, compilarlo e firmarlo e tenerlo con sé, insieme con i documenti. Questa è una modalità
molto semplice, un piccolo gesto che davvero può salvare le vite di tanti malati. Poi quando si potrà continuare ad andare in giro, a muoversi sul territorio, si riprenderanno le modalità abituali, che vuol dire confermare la donazione presso i comuni a rinnovo della carta d'identità elettronica, oppure recarsi presso le ASL, oppure recarsi presso le tante sedi AIDO dell'Associazione Italiana Donatori di Organi che ci sono sul territorio. Quindi le modalità sono tante, ma lo possiamo fare già adesso stando a casa. Guermani, senta, la donazione, dice lei, cura i pazienti in attesa di un organo, ma cura anche i familiari in lutto. Perché? La donazione ha un fortissimo valore consolatorio. Ce lo dicono i familiari, lo dicono noi rianimatori, lo dicono gli infermieri. Riesce in alcuni casi a dare un senso a un evento che è devastante, che è tragico. Arrivare alla donazione per dei familiari è sempre molto complesso. Il donatore di organi è un soggetto ricoverato in rianimazione che muore, che decede, ma decede attaccato a un ventilatore col cuore che batte ancora. E questa morte che conosciamo come morte encefalica, che è chiamata morte encefalica, è una morte che è lontana dal nostro immaginario, no? C'è molta disinformazione, ci sono ancora molte informazioni non corrette, quindi bisogna spiegarla e i familiari la devono comprendere. E dopo che l'hanno compresa si parla di donazione. E se uno si è espresso in vita si fa quello che lui aveva scelto, se no i familiari vengono guidati a prendere una decisione la più vicina possibile alla volontà del loro caro. Quindi devono essere ascoltati, sostenuti, ci vuole tempo, ci vuole empatia. E in questo periodo ci sono le visiere, ci sono le mascherine, non ci si può abbracciare, non ci si può toccare. Certi familiari non riescono ad arrivare in ospedale, sono lontani, magari sono in quarantena loro stessi, sono in isolamento, quindi bisogna fare delle comunicazioni per telefono. Il difficile è ancora più difficile, però le donazioni ci sono, i familiari scelgono di donare. La donazione in qualche modo testimonia la voglia di vivere, sicuramente in questo periodo ha un forte quello di sconfiggere questa morte dilagata. Cardillo, riflettevo ascoltando queste parole, allora chi sceglie praticamente di essere donatore in qualche modo, come dire, solleva i propri cari dal dover scegliere per lui, è così, no? Questo è molto importante, perché è una scelta che possiamo fare tutti in vita ed è giusto farla in vita senza lasciare questa responsabilità ai nostri familiari. Oggi purtroppo ancora il 30% delle persone che si esprimono sulla donazione manifestano un'opposizione. Questo è un problema che nasce quasi sempre da una insufficiente informazione. Quindi il senso di questa campagna è proprio di dare una comunicazione importante a tutti i cittadini sul valore della donazione e sui risultati del trapianto. Questo messaggio ce lo danno tutti gli operatori sanitari, medici e infermieri, certo, che sono gli stessi che stanno combattendo contro il coronavirus. Quindi questo diventa particolarmente importante in un momento come questo. Grazie, grazie mille per essere stati con noi. Ci lasciamo con un breve filmato che esorta tutti a fare la propria parte. Nella vita si può scegliere di dare aiuto, ospitalità, regali o tempo per fare il bene degli altri. O anche di fare di più. Donare organi e tessuti in piena consapevolezza, dando tutto il meglio di sé senza pretendere niente in cambio. Anche tu puoi decidere di dare il tuo consenso alla donazione. Scegli di dare il meglio, per il tuo, il suo, il nostro meglio.